cosa effettivamente è da intendersi per corretta alimentazione. Come ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per corretta alimentazione è da intendersi il mangiar sano. Mangio sano e mangio, secondo l'Organizzazione Mondiale, seguo una dieta mediterranea. D'altra parte però non riusciamo ad includere tutte quelle realtà che fanno parte della nostra vita e quindi non riusciamo a tener conto di quello che è stato lo sviluppo nutrizionale. Di corretta alimentazione del corpo fisico e del corpo digitale si è discusso nel talk organizzato dalle categorie alimentaristi e benessere di Confartigianato Imprese Padova con il contributo di EBAV nell'ambito di Digital Artifacts, il festival dell'artigianato e dell'innovazione digitale. I ragazzi si soffermano su quella che è l'immagine corporea che è diversa sicuramente, può essere diversa dall'aspetto fisico, per cui è importante riuscire a interagire con i giovani, riuscire a instaurare un dialogo, una comunicazione che li porti ad utilizzare i social e i media anche in un modo più adeguato. Abbiamo capito durante questo incontro che noi alimentaristi abbiamo fortemente voluto, che spesso ci affidiamo di falsi miti che vediamo magari su internet, sul web. È importante verificare la veridicità delle fonti e soprattutto affidarsi a dei professionisti in materia di alimentazione. Tre falsi miti da sdoganare sono ad esempio che mangiare senza glutine è meglio e sicuramente il fatto del kamut, che il kamut è un grano fantastico con proprietà uniche, che non è vero, e come terzo direi che la dieta del gruppo sanguigno è una dieta che ha un senso scientifico, purtroppo non ce l'ha. La disinformazione online in tema di alimentazione spesso porta ad una percezione distorta del proprio corpo e ad un tossico approccio alimentare. È importante considerare la corretta alimentazione come una sorta di puzzle, un puzzle dove interagiscono in modo armonico tre diverse realtà: il consumo di cibo che piace, il consumo di cibo che è nutrizionalmente adeguato e anche il consumo di cibo che favorisce anche le relazioni sociali e la convivialità.